Allora, gente, siamo di nuovo su Cyberpunk, stiamo facendo la missione Sweet Dreams. E abbiamo acquistato una BD da sto tizio strano ed equivoco che non funzionava sul mio coso qua, sul visore. Mi fa provare il suo. Vediamo un po' come va. La mia solita fortuna, finire nel cervello della mercenaria più idiota di tutta Night City. Ma questa è la BD? No, sono io. Cos'è successo? Guardati intorno e unisci i puntini. Gli scav. Merda. Oh, mi sono fatta fregare. Allora il tuo cervello non è completamente fritto. Bene, è ora di alzarti prima che ti mangino per colazione. Hanno preso tutti i soldi. No, no. Sai che è quella la troia che tempo fa è entrata qui a darmi spianati? Ah, quella che era insieme allo psicopatico dei Valentinos. Proprio lei. Credo sia tempo di vendicarmi. E ancora devo capire perché non mi fa più le ottiche qua, non mi funziona. Allora. Niente. Certo, perdere tutto prima della missione finale non è granché, eh. Sta pisciando questo. Ehi, fratello. No, ci hanno denudati, raga. Ok, mettiamo questo giusto per. Però non abbiamo più niente, zero. Cos'è quello? Un tiratore. No, qua non c'è niente. Forse è meglio evitare il conflitto al momento.
Già che c'eri, potevi chiedergli se vendeva anche i ipodermi che usate. Cosa poteva andare storto? Non ora, Johnny. Infatti, John. Sola? Sì. Pantaloni che hanno acceso. Sola? Non sola. Ma devo farlo. E uno. Meno due. Posto. Prendiamo qua, vestiamoci un po', questo niente, possiamo levarci pure l'abitino, attualmente siamo messi così, forse. Questo è il nostro personaggio attuale. Siamo messi così. Ma poi questo sti capelli. Cose dove stanno, messaggi, carne fresca, e non dimenticheremo, cioè. Oh, c'è qualcuno. È troppo tardi. Ah, sono io, mamma mia che paura. Qua dietro non c'è niente. Direi di attrezzarci pure un po'. Oh, abbiamo preso tutte ste armi. Ah, ma Skippy non me l'ha levato. Oh. Fare così. Fare così. Tre pure questo. Girato. Bene, bene.
Sembra che la fortuna favorisca gli stupidi. E ora? Ora andrò a chiedere un rimborso. Scusa, io... Voglio capire prima se le mie cose sono qui. E se sono qui, le perdo, non è una grande cosa. Le nostre armi, quindi questi qui sono palliativi per cercare di sopravvivere. È la fine, cazzo! Le mie cose dove saranno? Dove saranno? No, nada qua, nada, nada, nada. Perlustra la zona. Hanno messo su. FM2030, documentati. Lui sì che la tosse. No, no, ma io voglio andare su, secondo me stanno sopra da qualche parte. Perché se non trovo tutte le mie cose siamo nei guai.
grossi guai. Dico qua, non ho visto niente. E non c'è niente. No, dove era? Qua. Spero solo che non si è buggata la mission, altrimenti non prendiamo niente e abbiamo perso tutto. Grazie CD Projekt, belli sti giochi. Allora, per me era qua. Qua. Che si è buggato però. Sicuramente ci sarà un bel baulone pieno di roba. No. Dove può essere la mia roba? Qua. Mi sento molto felice. Anche tu imparato tutto. Adesso ci facciamo un outfit perfetto per distruggere tutti. Yes. Allora, armi.
Non ne avevo una pure io. Ah, perché quello che ho preso adesso è migliore di quello che avevo. Ci sta. Ci sta. Questo no. Pistola. Ecco qua. Ciao, amichetto. La regola è sempre quella, prendete sempre tutto. Scusa zia, mi serve un attimo. Odiato. Mamma mia. Non ti sembra proprio, dimmi. Come me lo devo bere? No, no. E dopo lo levo, vieni, rimani così. Deve toccherà. Ok. Vorrai un rimborso. Porca puttana, ragazzi. Stai bene? Dopo che hai avviato quel virtù, hai cominciato a glitchare. Risparmia il fiato. Mi hai fregato. Sapevi quello che facevi. Vuoi sapere cosa farò io ora, eh? Ehi, aspetta. Senti... calmiamoci un secondo. Hai un'ora per andartene da Night City e non tornare mai più. Oh, Cristo santissimo! Grazie. Sapevo che avresti... Chiudi qua. È ora di dare una svolta a questa situazione. No, 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 Dio, ti prego, abbi pietà di me. No, mi dispiace, non ti potevo perdonare, zio. Ci ho passato più di 100 ore a riprendere. Quindi adesso totalmente finite, ogni singola missione secondaria finita.
veicoli, appartamenti completati. Casa di questo 40.000. Casa north side of it. Allora, a noi manca un trofeo. Che è V per venditto. Era mutato, vabbè. Stiamo per andare a fare il trofeo V per vendetta. Leggendo una guida, il bisturi dovrebbe essere qui, che ci fa impiantare cuore supplementare. Che ci permette di non morire, cioè quando la nostra vita va a zero, ci permette di non morire e far ritornare il 100% della salute.
in 5 secondi dobbiamo... Sto cercando dei nuovi impianti. Ma certo! Fare fuori il nostro aggressore. Allora, se io voglio gli impianti, no? Che devo fare? Qua? Così? Qua stiamo oculare circolatorio, secondo me è qua. Sai che abbiamo sbagliato. Sai che abbiamo sbagliato, tizio. Non sei tu. Eppure. Allora, facciamo così. Mappa. Qua. Bisturi. Questo, questa zona è Wood. Sì, abbiamo sbagliato tizio. Vabbè, ci andiamo in un attimo. Meglio questo o quello? O questo, penso. Pulito e sistemato. Potresti dare un'occhiata al mio Chrome? Certo. Commercio, vediamo un po'. Cure supplementari, dobbiamo trovare. Modalità bestia. E che? Fortissimo. Sì, ma il fatto sta che non c'è quello che mi serve. Quindi, come facciamo? Facciamola breve. Facciamola breve. Facciamola breve. No, gentolina l'abbiamo trovato. Era qua. Quindi non escono in commercio, ma escono qua, queste cose. Allora.
L'abbiamo pure installato, abbiamo speso quello che dovevamo spendere. Ecco qua, così, oggetti venditori. Facciamola breve. Undici RAM. Lo faccio. Non fa niente che sto senza niente dopo. Ok. Mamma mia, ho speso 68.000 tutti i soldi che abbiamo recuperato prima. Devo ricordare che ci servono anche le... munizioni, i soldi per le munizioni. Per la fine del gioco, il finale. Ma che? Ma cos'è? Adesso basta trovare dei nemici che mi vogliono uccidere. C'è una telecamera. Guardami! Non so se è ancora attivo sto posto. E tra cui voglio vedere se ho riattivato. Ah! Era quella cosa lì, cosa delle RAM. Finally. Ui. Proverei... Prima salviamo, poi proverei questa cosa qui. Non va bene quello. Ok. In teoria dovrebbe essere così. Sei figlio di puttana!
Ma non so in realtà se funziona davvero con la polizia o no. Oppure devo farlo a mani nude. Ok. Non so se riesco a fare un altro trofeo così. In teoria sono nascosto, in teoria. Sempre. Mi approfitto, vedo i messaggi, apri i messaggi. Beh certo. Ok. A posto. Sto fatto delle stalline della polizia. Ovviamente ho preso spunto da GTA. No, con la polizia no. Passi che ci sono brutti ceffi. No. Niente. Nessuno. Anche qua dentro. Mildec, ma che ci fa una Mildec qua? A quanto pare no.
Sì. Esto es una pinche emboscada. Vorrei leggere un attimo la descrizione del trofeo. Allora, riprenditi con un cuore supplementare. Ah, ok, fatto. Uccidi o metti capo il nemico che ti ha ucciso in 5 secondi. Ok, mi vuole mettere qua. Ok, perfetto. Perfetto. Mi sa che prima non abbiamo ucciso chi ci ha ucciso, perché c'erano troppi nemici, quindi non ce l'ha dato. Qualcosa di interessante? No. Ah, tu. Ci fa questo qua in mezzo. Ah, qua è dove abbiamo sparato prima. No, niente, allora ci sta. Ce lo prendiamo così. Adesso di trofei ne mancano davvero pochi. Ne mancano pochi, ne manca uno, due legati a azioni. Ovvero, uccidi e metti KO 50 nemici mentre il tempo è rallentato. Per questo serve un Sandevistan. Però il Sandevistan richiede riflessi. E io non ho potenziato i riflessi, ma altre cose. Bene, poi c'è uccidi e metti KO 3 nemici con un hacking rapido, detto una granata. Devo capire dove sta, come si prende e come si installa, che ancora lo devo capire. Poi che mi rimane più? Raggiungi il livello massimo in ogni abilità. Inoltre ci sono gli altri tre finali, tra cui uno con Takemura, quindi devo ricominciare il gioco. Fine, a un certo punto dove ho salvato. E poi, finalmente, potremo platinare.
Ecco. Come si chiamava il trofeo? Già mi sono dimenticato. Demon. In the shell. No. Allora, ho impostato un punto dove troviamo un gruppo di netrunner che, sempre in teoria, dovrebbe rilasciare il cyberware del detona granate, ma è casuale, quindi non saprei se ci riusciamo o meno alla prima o meno. No, visto questo. Così ci siamo presi un po' di esperienza che non basta mai. Che c'è la polizia qua? Giacca con i LED. Giacca con i LED. Non male.
Allora. Dovrebbero essere là. Io salvo. Ma tu chi sei? Nella guida spiegava che bastava andare indietro qua. Poi ritornare là. Ma io non li vedo. A me non si resettano, come devo fare? Carichiamo di nuovo. Dovrei uscire prima o poi. Cure supplementare. No, no, detona granate. Oh. No. Non buono. Non buono. Ping, no? Abbiamo una possibilità su 5. Riusciremo mai? Fischio. Potevo andare a tranne il vecchio. Cazzo di porco.
Discorsi interessanti, devastanti. No, no. Non ci sono mica qua, eh. No. Non c'è più. Tocca caricare ogni volta. È un duro lavoro quello del Trophy Hunter. E già. Comunque ne sono 6, quindi abbiamo una possibilità su 6, non su 5. Vedere qua. Tutte cose buone, ma... No, adesso... Tamiro. Non può muy là. Ma statuta da Netrunner, qual è? Voglio capire. Non la troppo? No. No. Mamma mia. Come devo fare con questo? Meno male che stava così. Ah, eccoli. Eccoli. Ritorna, ma io ce l'ho. Vabbè. Ma non ho visto la tuta. Com'è? Fammi dire. Mica questa. No. 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 Non è qua. Eccolo, è questo.
c'è questa qua. Qua dice uno, perché uno? E questo? Non lo so. Prendiamo sempre tutto, mi raccomando. Adesso bisogna trovare un gruppo di nemici. Che sta succedendo? Sbloccate lì la fila. Ah no, niente. Ancora B Blue. Rispondiamo. No. Blue Moon fa parte delle ragazze che cantano Japan Pop. Tu che sei? Singolo? Ok, no. Di solito sta zona qua pululava di nemici. E invece no, cioè mi rimane ancora le cose che... Ma che memoria ha sto gioco? Questi sono i nemici che ho combattuto tipo 2 settimane fa. Tre nemici vicino. Allora. Si salva, si conferma il salvataggio, si fa così e si fa così. Siete bellissimi insieme. Oh oh. Ehi, stronza!
Ciao. Ma poi viene sa che so io. Quanti benemici! Mamma mia! Mamma mia, che bellezza! Anche a te, amico, anche a te. Sì. Tocca a te. Ragazzi, vi voglio benissimo. Più nemici siete, più mi fate avvicinare a Platino. Secondo me si è buggato perché stanno venendo talmente tanti nemici. Che non ha senso perché dovrebbe venire la polizia. Infatti mi dà come se non avessero niente addosso. Quindi, ricapitolando, attualmente mi manca fare gli altri tre finali. E portare le abilità al massimo.
Solo che il trofeo, cioè il trofeo è un po' ostico, perché ho visto delle guide che spawnano di nuovo gli avversari. A me no, a me dopo 2 settimane stanno ancora là gli oggetti che hanno rimasto, tipo così. Allora, qua ci stanno altri nemici. Però farei venire prima il mio mezzo. Per buttare tutto quello che non mi serve. Allora, diviso per tipo. Ovviamente tutto questo si venderà, in modo che recupero un po' di soldini. Però per il momento può andare tutto in magazzino, siccome il nostro magazzino è illimitato, ci aiuta tantissimo. Se me ne date un po', li uccido prima. Preparati a farti fottere. Ma dipende. Se sei tu, no. Grazie per le munizioni e per l'esperienza. Voglio capire però sta cosa, se davvero si resettano le... Io penso di no, però... tipo qua che è sto coso. Se lo faccio più volte, vado di nuovo. Sì, ah, però 10, non 100. No. Le
riusciremo mai a platinare sto gioco? Solo voi? Solo voi? Diceva che suo papà aveva detto qualcosa del genere. Conta ancora i mesi, come se importasse qualcosa. E ti stupisce? La sua casa, il posto dove era nato e cresciuto, è finita in fondo al mare. Non sanno dimenticare, ma dovrebbero imparare. Adesso Haiti vive in loro, nei loro figli e in Pacifica. Sai, a volte mi chiedo se noi riusciremmo a dimenticare. Tipo se Pacifica sprofondasse. Non avremmo scelta. Dimenticare significa andare avanti, vivere. Senza imparare niente. Discorsi profondi a Muzzo. Bello. Avrai l'attrezzatura in tempo? Macho. Che razza di domanda. Non mi dà niente. Faccio così. Cioè me li dà sporadici i punti, non è che me li dà sempre uguali. Se faccio così da 100, se faccio così distrutto. Mo 23 così 23. Si è diviso 10. Ma ci sta. Se sono spawnati di nuovo. Sono spawnati di nuovo. Ma
cazzo di foglio. Pieno di merda. Ecco Pacifica. I voodoo fanno il possibile. Sì. Se ne stanno nei loro nascondigli a giocare al gatto e al topo con la Netwatch. Questo è il possibile. Preferisci la polizia corporativa? A me va bene così. Ok, ok. Almeno la polizia farebbe finta di mantenere un po' d'ordine. E invece cosa abbiamo? La zona di combattimento. Una cazzo di apocalisse in miniatura. In effetti. Ho sentito che intorno hanno trovato dei cadaveri a cui hanno cavato gli occhi. Mamma mia, ma che discorso brutto. Che brutti discorsi. Oh, comunque c'aveva ragione quello. Sono spawnati di nuovo. Non male, veramente. Ora mi faccio così, arrivo lì e torno indietro. Arrivo lì e torno indietro. Così vediamo se ci dà abbastanza punti per passare di livello. Devo prendere comunque le cose, perché altrimenti rimango senza proiettili. Resto senza proiettili e non posso fare più nulla di qua. Cosa mi farò fare? Ci vorrebbe una zona con più gente, secondo me. Ui, gendaglia. Cerco più nemici. Che sei alla volta? Poco, davvero poco. In annientamento, adesso dove sono arrivato? A livello 12, ma facciamo quasi 13. Ad arrivare a 20, ce ne vuole. Mica semplice. Devo fare questo avanti e indietro per almeno un paio d'ore.
Questo è proprio una scocciata di combattere. E dove sono questi qua? Oh, non sono proprio spawnati. Sarei curioso di andare a vedere là sulla spiaggia se c'è di nuovo tutto quel casino. Perché se c'è il casino là va benissimo. Vabbè, sembra che da giù. A posto. Signore, qua, questi qua ci sono. Io salverei. Continuerei tra l'uno e l'altro. A meno che... Vieni fuori, bellina! No!
Quindi è un 2000 di esperienza ogni volta, un 2000 di esperienza equiparato ad annientamento, eh? Che devo fare questo 6-7 volte per salire di un livello. Sì, però c'è di fatto che a me le munizioni e qua non le vedo mica. Chi è? Ok, questa è una buonissima zona. Il problema però rimane. Non mi dà...
danno colpi. Fucile, ma a me non serve tanto. Seguiamo le regole di sto gioco, qua sopra ci dovevano essere quelli là, e invece no. E invece no. Bene, gente, io non sto qua ad annoiarvi perché qua se ne va per le lunghe, molto sulle lunghe. E dal livello 12 dobbiamo arrivare al livello 20. E ci metterò un bel po', quindi ci vediamo alla prossima. Un saluto galattico a tutti voi.